parlerò in questo contesto di dipendenza affettiva perché è uno dei fattori maggiormente predisponenti nell'ambito della manipolazione emotiva. La dipendenza affettiva è di fatto un'entità patologica riconosciuta, seppure non ancora ufficialmente introdotta nel manuale statistico e diagnostico che è il DSM-5, ma è un'entità nosologica a sé stante, gli studi insomma dimostrano come sia chiaramente riconoscibile nelle sue diverse componenti. Faccio una piccola premessa, l'argomento è molto ampio, scusa, posso avere un microfono? Voilà, eccoci. L'argomento è molto ampio, è secondo me anche molto interessante anche per i non addetti ai lavori, perché insomma tratta di aspetti della personalità, del modo in cui ci relazioniamo all'altro nelle relazioni sentimentali e in quelle amicali, quindi emotivamente connotate. Ma io ho cercato di fare un sunto e ho cercato di inserire quelli che sono gli aspetti che possono essere di maggiore interesse. Quindi se possiamo andare avanti, ancora. La dipendenza non crea amore. E questa è una frase che sembra scontata, ma in realtà è molto importante, perché poi vedremo più avanti come i dipendenti affettivi confondono la dipendenza con l'amore e sperano attraverso tutta una serie di comportamenti di ottenere amore da parte dell'altro e danno una visione alterata di quello che è l'amore. Ora questo non è il contesto per parlare di cosa sia l'amore o meno, ma sicuramente non è la dipendenza non lo è. Andiamo avanti. Allora, una dipendenza, intuitivamente sappiamo che cos'è, è qualcosa che ci lega ad un oggetto o a una persona e ci priva di quella libertà decisionale, comportamentale, di autorealizzazione che altrimenti avremmo se non fossimo dipendenti. La dipendenza affettiva fa parte delle cosiddette nuove dipendenze, le new addictions, ed è una dipendenza comportamentale poiché non ha come oggetto una sostanza da abuso nell'alcol, ma un comportamento, in questo caso una persona, la dipendenza più che da una persona, poi lo vedremo bene, da una relazione. Possiamo andare avanti? Le nuove dipendenze sono caratterizzate da questi tre aspetti fondamentali, l'ossessività, l'impulsività e la compulsività. L'ossessività del pensiero che ritorna a quella persona, in questo caso se parliamo di dipendenza affettiva, l'impulsività di certi comportamenti, devo chiamarlo, devo chiamarlo, devo chiamarla, devo vederlo, lo devo incontrare, e la compulsività, cioè la difficoltà a trattenere l'impulso di mettere in atto quell'azione. E queste sono delle altre dipendenze comportamentali: gioco d'azzardo, dipendenza da internet, dipendenza da lavoro, shopping compulsivo, dipendenza da attività fisica, dipendenza dal sesso, soprattutto online, soprattutto questa, la sex addiction riguarda molto il sesso online. E qual è il punto? Che si tratta di un'esasperazione di comportamenti che di solito sono comunemente accettati, cioè stare su internet, andare ad acquistare delle cose, frequentare una persona, intrattenersi sessualmente tramite internet non è vietato dalla legge. E sarà interessante poi, in questo caso apro una piccola parentesi che svilupperà l'avvocato Jacopo Sai, la possibilità di richiedere un amministratore di sostegno in alcuni casi, cioè nei casi in cui le dipendenze comportamentali compromettano così tanto, diciamo così, la qualità della vita e il sistema economico della persona affetta, da richiedere insomma che vi sia qualcuno ad aiutarla nella gestione di alcuni aspetti. Possiamo andare avanti? Allora, quali sono le caratteristiche? Cioè, che fa una persona che soffre di dipendenza affettiva? Innanzitutto mi permetto di fare un piccolo inciso qui. Non tutti i comportamenti sentimentali e relazionali disfunzionali possono e debbono essere fatti rientrare nel contesto delle dipendenze relazionali, della dipendenza affettiva, perché nonostante non sia inserita nel manuale statistico bla 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 di DSM-5, ha delle caratteristiche specifiche, soprattutto per quanto riguarda non solo l'intensità del disturbo, ma l'entità della compromissione della qualità della vita di relazione professionale, lavorativa, eccetera, eccetera, della vittima. Quindi
Non basta avere voglia di chiamare 200 volte al giorno la persona che stiamo frequentando per parlare di dipendenza affettiva, ma ci vogliono molte altre caratteristiche. La persona che ne è affetta arriva a negare i propri bisogni, poi arriva, è una parola grossa perché vedremo che in realtà, scusate, io la bronchite oggi un po', sono un po' sottotono, parte già con un carattere basato su questo tipo di remissività e di sottomissione. Comunque nega i propri bisogni, rinuncia al proprio spazio vitale pur di non perdere il partner, considera il partner la sola e unica fonte di gratificazione. Questo è un aspetto molto importante perché si allaccia ad una serie di schemi cognitivi che vi mostrerò tra qualche diapositiva e che ci danno anche spiegazione del perché alcune persone sviluppano questo tipo di dipendenza. È una forma di amore ossessivo, simbiotico, fusionale, ovviamente che come tutte le forme simbiotiche, fusionali, ossessive e compulsive, certo non favoriscono lo sviluppo della personalità né della libertà dell'individuo. Allora, Goodman è un autore che ha studiato insieme ad altri anche, però io ho riportato lui perché è più interessante, ha individuato 4 criteri che indicano come l'attivazione dei circuiti del piacere, che sono mediati dalla dopamina come neurotrasmettitore, poi vedremo anche da altri, serotonina eccetera, ma forse insomma, non è questa la sede per approfondire il discorso, e sviluppino questo tipo di comportamenti. Ripetuti fallimenti nel tentativo di resistere ad un certo comportamento. Questi aspetti qui sono comuni a tutte le dipendenze comportamentali, ma anche le dipendenze da sostanza. Ripetuti fallimenti nel tentativo di resistere ad un certo comportamento, facciamo caso a fare l'ennesima telefonata di controllo. Crescente senso di tensione che precede il comportamento, piacere e sollievo nell'intraprendere il comportamento, quindi c'è questa sorta di liberazione dalla carica dell'impulso, senso di perdita di controllo durante l'attuazione del comportamento. Faccio un esempio nel caso della dipendenza affettiva, molto spesso le mie pazienti arrivano e mi parlano di ossessione, devo telefonare, lo devo chiamare 30 volte al giorno per controllare cosa fa e perché non mi risponde, e di solito dall'altra parte c'è uno che non risponde mai perché questo meccanismo va valutato, si incastrano alla perfezione queste persone. Crescente senso di tensione prima di chiamarlo, lo faccio, tanto lo fanno perché la difficoltà sta proprio lì. Piacere e sollievo nel momento in cui fanno la telefonata e poi che succede? Perdita di controllo. Durante la telefonata o magari nel momento in cui si incontrano con la persona, giù accuse, maltrattamenti perché tu mi tratti male, perché tu sei inaffidabile, perché qua, perché là. Cioè vengono messi in pratica tutta una serie di comportamenti che la persona si era probabilmente ripromessa di non attuare, ma la perdita di controllo sta proprio in questo e quindi si reitera il circolo vizioso. È ovvio che quando si parla di dipendenza affettiva, e quindi di, chiamiamole così, vittime di manipolazione, perché poi le persone che ne sono affette sono particolarmente predisposte, come diceva la dottoressa Mammoliti prima, è un incastro, la vittima non è mai una parte del tutto passiva, ok? Questo non vuol dire che abbia piacere di essere vittima di maltrattamenti o di manipolazione, ma vuol dire che interagisce in maniera, come dire, attiva all'interno del meccanismo che è patologico. Possiamo andare avanti? Queste sono le altre caratteristiche delle dipendenze comportamentali, l'ebbrezza, cioè l'euforia, la tolleranza, quindi il bisogno di una dose maggiore, di vedere, di dover vedere di più, devo stare con te più tempo, dobbiamo uscire insieme di più, ci dobbiamo frequentare di più, e l'incapacità di controllare il proprio comportamento, quindi perdere la capacità critica relativa a sé. Spesso queste persone poi si vergognano, non so se qualcuno di voi ha avuto un amico o un amico che ha avuto questo comportamento, no? Ogni volta racconta di aver fatto le stesse cose, di aver rifatto le stesse telefonate e poi si vergogna, si rende conto di aver perso il controllo. Comunque questo è Anthony Giddens. Io poi se volete vi posso dare tutta una serie di indicazioni sulla bibliografia. Possiamo andare avanti? Allora, il profilo della dipendente affettiva. Si tratta di donne fragili, bisognose di conferme, bisognose di supporto, con una scarsa autostima, terrorizzate dal fantasma dell'abbandono, e poi vedremo che queste caratteristiche si innestano su una storia familiare abbastanza tipica, tendenti all'iperresponsabilizzazione e provenienti senza eccezione da famiglie problematiche, in cui sono stati presenti abusi sessuali, maltrattamenti fisici o psicologici, storia di alcolismo, bulimia o altre dipendenze ai genitori.
ma banalmente nella mia esperienza clinica non sempre mi confronto con realtà familiari di questo tipo, perché bisogna ricordare che il trauma non è solo oggettivo, è anche soggettivo, cioè risiede nel modo in cui il bambino ha percepito la qualità dell'accudimento genitoriale. Non sono necessari abusi così clamorosi. A volte è sufficiente, tra virgolette, che vi sia da parte dei genitori una profonda incapacità empatica o di accudimento emotivo o di riconoscimento dei bisogni emotivi del bambino affinché si sviluppi poi una forma, un tipo di personalità bisognoso sempre della conferma altrui e bisognoso di porsi nei confronti degli altri come essere indispensabile, perché solo in questo modo si sente degno di amore. Possiamo andare avanti. I presupposti psicologici di questo disturbo sono la paura ossessiva di perdere l'altro, la paura di non farcela da solo e dell'abbandono. Infatti la dipendenza affettiva spesso si sviluppa anche all'interno del disturbo dipendente di personalità, seppur se ne differenzia per alcuni aspetti. Una sensazione costante di vuoto interiore. Io questa la percepisco moltissimo nelle persone con cui che seguo clinicamente. È una sensazione di vuoto, è un'angoscia di fondo, che queste donne, io lavoro soprattutto con le donne, di dipendenti affettivi uomini ne ho soltanto uno in trattamento, ed è una questione un po' diversa. C'è questa sensazione di angoscia e di vuoto interiore tale per cui si pensa che solo attraverso l'altro, gli occhi dell'altro, cioè l'amore dell'altro, lo sguardo dell'altro, noi possiamo esistere e questa angoscia può essere colmata. In solitudine questa angoscia cresce a dismisura. E poi c'è il bisogno dell'esaltazione emotiva. Nell'altalena emotiva il soggetto trova la distrazione da questo senso di vuoto e di terrore interiore. Le forti passioni rappresentano una sorta di droga. Ecco perché molte donne non si tirano indietro facilmente da questo genere di meccanismi relazionali, perché in fondo sono in una qualche maniera legate a questi sbalzi emotivi, perché le riempiono, le distraggono da quello che è il vuoto interiore. Se io soffro di un'angoscia fondamentale nella mia vita, sento che la mia vita è vuota, non sono capace di motivarmi, di riempirmi, di dare un senso alla mia personalità, perché non ho potuto farla, non mi è stato insegnato, non ci sono stati presupposti. Queste altalene emotive sono fondamentali perché distraggono l'attenzione della persona dalla sofferenza che altrimenti vivrebbe e che dovrebbe affrontare per crescere. Infatti questo poi è l'aspetto più difficile della terapia, slegare le persone da queste altalene emotive, delle quali si lamentano ma delle quali dipendono. Ed è una delle ragioni per cui le donne, come parlavamo prima con la dottoressa Ingellis, non chiamano sull'onda emotiva del dolore del momento, ma poi non si mettono realmente in gioco nell'iniziare un cammino veramente terapeutico. Possiamo andare avanti. Il dipendente affettivo vuole evitare la sofferenza del non sentirsi amabile, del senso di vuoto interiore, attraverso l'unione fusionale con la presenza dell'altro. L'altro diventa una sorta di, passatemi il termine, di ciuccio. Sapete come quando si mette il ciuccio al bambino piccolo che piange, che non si sa se piange perché ha fame, perché ha le coliche, perché ha sonno, gli si piazza il ciuccio in bocca e il bambino non piange più. Il dipendente affettivo fa la stessa cosa. L'altro, la relazione con l'altro, l'altalena emotiva che soltanto l'altro può garantire, è il ciuccio. E io così, mi sento vivo e mi distraggo dal mio dolore, che è un dolore così profondo che non sono in grado neanche di guardarlo. Per evitare questo dolore, legato al senso di vuoto interiore, insicurezza, eccetera, eccetera, e lo fa, mi sono dimenticata, attraverso comportamenti di ricerca, tolleranza di emozioni forti, tolleranza sempre maggiore di maltrattamenti, delega delle proprie responsabilità, vengono, si lamentano, ci rovesciano addosso tutto il loro dolore, tutte le loro situazioni terribili, non fanno nulla poi realmente per cambiare lo stato delle cose, sospensione del giudizio critico, richieste eccessive, paura del giudizio e tutta una serie di comportamenti che sono poi un corollario funzionale a quella che è la necessità primaria, colmare l'angoscia. Ma è un'angoscia che nasce da un mancato sviluppo della propria personalità. Perché la dipendenza? Tra soggetto e oggetto della dipendenza affettiva si instaura un'interazione in cui è, questo è un discorso un po' complicato, comunque
L'esito del comportamento del dipendente, cioè la gratificazione immediata che ottiene, il sollievo della sofferenza che ottiene attraverso la relazione immediata con l'altro, trasmette e restituisce quel senso di pienezza, di radicamento e di amabilità che il dipendente affettivo non aveva. E questo è ciò che il soggetto ottiene attraverso il contatto con l'altra persona, quindi con l'oggetto della dipendenza, è una sorta di ristrutturazione del sé, che vuol dire che attraverso gli occhi dell'altro io sento di valere, attraverso la presenza dell'altro io sento di avere un senso che da solo non riesco a darmi. E questa ristrutturazione del senso di sé innesca una circolarità. Io non so, fatemi domande se non sono chiara, perché so che sto parlando ad una platea di persone che non sono, insomma, del mio, non sono psicologi, quindi attraverso questa ristrutturazione del senso del sé si ripete il meccanismo. Noi dobbiamo entrare in quest'ottica. Nessun essere umano fa qualcosa senza uno scopo, e questo scopo ha sempre una sorta di funzione in quel momento positiva per la persona. Quindi io lo faccio e lo rifaccio perché mi porta questo, perché quel momento mi fa sentire pieno. E nonostante sappia che è sbagliato, nonostante sappia che poi ci sarà la sofferenza, nonostante sappia che questo mi provocherà dei danni, io lo rifaccio. Il circuito della dipendenza è anche questo, cioè mette a tacere un'angoscia. Quindi si instaura una circolarità di bisogni e significati che ristrutturano il vissuto interiore del soggetto, ma fanno anche un'altra cosa: restringono il campo delle altre possibilità. Se io ottengo questa forma di ristrutturazione, di gratificazione solo attraverso quella persona, io vorrò solo quella persona e comincerò a pensare che nient'altro nel mondo possa darmi la stessa sensazione. E non sottovalutiamo questo aspetto, che è fondamentale. Quindi quando voi cominciate, se non so, siete avvocati, immagino per la maggior parte, comunque ecco, immagino che vi interessi sapere soprattutto da come accorgervi che avete a che fare con un soggetto che ha queste caratteristiche. Tre parole: ossessività, incapacità di interrompere certi comportamenti, impulsività, persone che trasmettono anche una certa instabilità. Ok, andiamo avanti. Paura di perdere l'amore, paura dell'abbandono, della separazione, della solitudine, paura di mostrarsi per ciò che si è. Io mi ricollego al concetto al discorso del narcisismo. Il dipendente affettivo è un narcisista, ha un disturbo narcisistico, non per come viene definito dal DSM-5, ma sta dall'altra parte dello spettro. Partiamo dal presupposto che i disturbi narcisistici nascono da un'incapacità di strutturare un sé coerente tra quello che è e quello che si vuole apparire. Me la faccio molto semplice: il dipendente affettivo non ha un senso del sé strutturato, non ha imparato, non gli è stato insegnato, non si sono innescati i meccanismi giusti tra il temperamento, l'ambiente all'interno del quale è cresciuto, per cui questo senso del sé è fluttuante, vacillante, vacuo, molto 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 impalpabile, e cerca di strutturarsi attraverso la relazione con l'oggetto, cioè con l'altro, con il mondo che lo circonda, eccetera. Ma soffre di una forma di narcisismo anche il dipendente, per cui ha il terrore di mostrarsi per quello che è, ha il terrore di mostrare le sue debolezze, ha il terrore di non essere amabile. Se io non sono amabile, quindi devo fare qualcosa per tenermi l'altra persona che mi serve per riempire questa angoscia. Ci sono con i tempi? Questi aspetti qui, leggeteli. Questi ultimi, gelosia, ansia, depressione, insonnia, inappetenza, eccetera, eccetera, sono particolarmente legati alla paura di perdere il partner, alla sofferenza per le umiliazioni alle quali spesso si sottopongono queste persone, non si sottopongono volontariamente, poverine, no, si trovano a dover subire per portare avanti la relazione, vergogna per il proprio comportamento e senso di solitudine. Andiamo avanti. Un'altra caratteristica è questa è su tutte: né con te né senza di te. Con te no, perché mi fai soffrire, perché spesso in queste relazioni l'altro, io parlo al maschile, ma possiamo anche invertire i ruoli, sebbene sia un pochino più difficile trovare casi di questo tipo, e non ci posso stare con te perché tu mi fai soffrire, mi tratti male, mi tradisci, sei inaffidabile, non rispondi al telefono, mi fai continuamente vivere questa altalena emotiva, che io cognitivamente so essere sbagliata, anche se emotivamente poi mi porta ad essere dipendente.
Né senza di te, perché senza di te io come faccio? Cioè la relazione, per quanto malata sia, è un nodo cruciale della vita di queste persone, un elemento attraverso il quale queste persone si individuano in qualche modo. E qui c'è una lista di comportamenti che possiamo identificare. Ricerca compulsiva di approvazione e riconoscimento, ricercare felicità e gratificazione dall'esterno, c'è sempre questa cosa dall'esterno, io mi aspetto che la soluzione arrivi dall'esterno, il riempimento delle mie angosce arrivi dall'esterno, mi aspetto di essere deresponsabilizzata, questo è uno dei termini fondamentali, deresponsabili, c'è un narcisismo primario, cioè un tutto subito, intolleranza alla frustrazione, intolleranza al dolore, deresponsabilizzazione. È reattivo e dipendente dagli eventi, è passivo, orientato al piacere immediato, ricerca compulsivamente il piacere. Possiamo andare avanti. Questi sono degli altri aspetti, quindi costante controllo sull'altro, comportamenti manipolatori e bugiardi, perché spesso il dipendente affettivo, la persona affetta da questa, è portata moltissimo a manipolare l'altro per ottenere attenzione, manipola attraverso il senso di colpa, io mi uccido, io mi faccio del male, oppure minacce, cioè vengo e ti rigo la macchina, ti dico tutto a tua moglie, no, ma queste sono cose che io ho sentito con le mie orecchie. Ecco, responsabilità, delega all'altro, ricerca di esaltazione emotiva, illusione dell'happy ending, pretesa di cambiamento dell'altro, come diceva la dottoressa Amoliti, e pretesa di rivalsa sull'altro, cioè arrivati a un certo punto, quando è finita l'illusione del cambiamento dell'altro, io ti cambierò, io ti salverò, c'è la pretesa di rivalsa, ah non ci sono riuscita, me la devi pagare, e questo tiene le donne ancora più agganciate a certi personaggi, il me la devi pagare, devo avere la mia rivalsa, devo avere la mia rivincita. Ovviamente in tutto questo che cosa manca? Manca un senso di identità sano, cioè manca la capacità di dire vai dove devi andare, io sono io resto io. Manca, cioè c'è sempre questa continua aspettativa che l'altro ci dia, che l'altro faccia, che attraverso l'altro noi possiamo esistere in una qualche misura. L'origine di questo disturbo nel rapporto con i genitori, un grande classico della psicologia, quello del rapporto con i genitori, però purtroppo è vero, essere genitore è una grande responsabilità. Spesso si tratta di persone cresciute in famiglie dove i genitori hanno lasciato insoddisfatti i bisogni infantili, costringendo i bimbi ad adattarsi, imparando a limitare i loro bisogni, perché un bambino quando cerca di far presente un bisogno, questo bisogno non viene riconosciuto dal genitore, non è che dice ah che cattivo genitore che ho, dice ah sono un bambino cattivo, io che do fastidio, i miei bisogni devono essere messi da parte, non do fastidio, non sono leciti, non sono legittimi, quindi non sono degno di essere amato. Questi bimbi crescono e diventano persone che si aspettano di dipendere sempre dagli altri per sentire di essere persone di valore, come dire, io ho valore solo se sono amato dagli altri, ma per essere amato mi rendo amabile, per rendermi amabile posso fare di tutto di più. Dipende da chi incontro. Vedete com'è sottile il confine tra la patologia e la normalità. Andiamo avanti. Ovviamente il rapporto con il padre è un altro elemento fondamentale, no? Più è patologico il rapporto con il padre, ci aspettiamo ovviamente che più sia difficoltoso da parte di una donna relazionarsi con uomini sani e relazioni sane. Inevitabilmente si cercano partner con queste caratteristiche, problematici, portatori di dipendenze nel caso delle codipendenti, o partner irraggiungibili, narcisisti, freddi, distanti, indisponibili, bisognosi a loro volta di conferme da parte dell'altro e innescano questo meccanismo patologico rispecchiantesi reciprocamente, ok, nelle loro difficoltà di individuazione autonoma. Ogni dipendenza si configura come una fuga. A me piace molto questo aspetto, io lo vedo molto nel mio lavoro clinico, come il riconoscimento di una mancanza di autonomia che getta un'ombra sulle capacità dell'io. E in questo modo il soggetto dipendente, nel ripetere compulsivamente lo schema di evitamento di quell'angoscia e di quella sofferenza di cui vi ho parlato, attraverso la ricerca dell'altro, della presenza fisica costante dell'altro,
non fa che confermare la propria incapacità, la propria assenza di valore, e questo vedete come si reitera, un meccanismo paradossale che va ovviamente interrotto. Come si fa ad uscire dalla dipendenza affettiva? È un percorso lunghissimo. Io dico sempre: sapere è potere. Ecco perché ci teniamo tanto a far conoscere questi argomenti. Mi dispiace aver dovuto fare un sunto così un po' sommario, spero che però sia passato il senso del mio intervento. È poter cambiare ed è il potere di dare un senso nuovo alla propria vita. Prendere coscienza dei sintomi, riconoscere di avere un problema, richiedere un aiuto mirato e mettersi in discussione, soprattutto rinunciare alla gratificazione della rivalsa, del possesso, del cambiamento dell'altro, dell'altro che deve stare per forza con noi. Chi si mette in terapia? Chi si mette in terapia deve entrare nell'ottica che a qualcosa deve rinunciare, e molto probabilmente deve rinunciare ai vecchi schemi di gratificazione che lo rendevano dipendente. Ci sono diverse poi modalità, ci sono i gruppi di autoaiuto, c'è il consiglio psicologico, eccetera, eccetera, ci sono le letture, i forum, li consiglio parzialmente i forum. Io consiglio sempre di rivolgersi ad un professionista. E andiamo avanti. Ho finito, ecco qua.